Festival del Maggio Musicale Fiorentino apre le porte del Teatro Comunale e lo fa in occasione delle prove del Rosenkavalier, un'occasione speciale per guardare dal buco della serratura il maestro Zubin Mehta al lavoro per la prima opera che inaugurerà l'edizione 2012 venerdì 4 maggio. Stiamo lavorando, non è pronto niente, adesso è soltanto oggi era la prima prova di questa scena. Questa sera continuiamo, secondo atto. Abbiamo già fatto le prime prove di primo e terzo atto, adesso il secondo atto. Come sta venendo? Bene, bene. Lei è contento? No, perché i cantanti sono eccellenti, l'orchestra proprio nello stile di Vienna, lento lento, e io sono molto soddisfatto. È la quarta volta che il Der Rosenkavalier viene allestito nella storia del teatro, ma è la prima produzione originale del Maggio Musicale Fiorentino, curata nella regia da Eike Grams. L'opera è una commedia per musica, nel pieno rispetto della tradizione viennese. La mise en scène è brillante e moderna, con un gioco di specchi, luci e proiezioni ad esaltare la musica di Richard Strauss, gli intrighi della trama e la complessa introspezione. Vedere questa prova aperta a me è piaciuto molto, perché anche chiaramente se viene continuamente interrotta, ripresa eccetera, però ci fa sentire proprio lo spirito del musicista, ci fa almeno insomma, questo è quello che penso io, ci fa capire per esempio anche proprio dalle interruzioni e quindi dal vedere cos'è che non andava, come viene ripreso eccetera eccetera, qual è l'impostazione giusta da dare anche alla musica in relazione proprio all'autore oltre che all'interprete. Vedere il maestro Mehta che bronta i suoi musicisti dà qualcosa in più? Certo, sì, sì. Sappiamo che nel futuro, se ci capiterà anche a noi di suonare con lui, cioè io sono violinista e studio in conservatorio e ho con altri grandi maestri, sappiamo cosa ci aspetta, insomma. E spero comunque, cioè con una grandissima personalità ed è molto interessante, sarebbe molto interessante lavorare con persone di questo calibro e sarei anzi fiero di poter lavorare anche con loro, anche se poi magari mi criticano e mi dicono che sbaglio tanto, ma va benissimo. Okay.